33. Constance, lo tieni? Non lo tieni. Di pochissimo, ma non lo tieni. Niente, ragazzi, devo fare barriera intorno a Constance, perché sennò mi schiatta. Il problema è che non è mica facile fare barriera, perché questo è un mago. E ha agitata lunghissima. Mi state dicendo che devo già tornare indietro? E signori, proprio quando avevo perso le speranze per la povera Constance, ho provato a rispostarla ma niente, il cavaliere me la becca lo stesso, mi accorgo che Yuri ha un'abilità che si chiama acrobazia, che scambia il posto con l'alleato. E che tra l'altro è ranged, non so se notate. Caro Yuri, spostiamo Constance, questa abilità è bellissima, e dopo aver usato l'abilità ho il doppio uso, quindi posso spostare Yuri lontano. Fortissima questa abilità, forse una delle abilità, diciamo, da assistente più forti di Treehouses a livello di spostamento, a livello di movimento. C'è da sperare che Baltas tenga il colpo. È a vita piena. Ok, tiene. Gli fa un male assurdo, però tiene. Nuovo level up anche per Linhart, che ha curato Dimitri preparandolo ad andare all'attacco. E direi proprio che ci andiamo adesso e ci andiamo di lancia di ferro. Semplice, precisa e concisa. Avrei voluto prendere una kill anche con Claude, che in questo capitolo non ha fatto praticamente niente, se non fosse che questa tizia aveva Excalibur, che sapete com'è, contro le unità volanti fa parecchio maluccio. Detto questo, Api, avanziamo. Stratagemma, ripetimi che stratagemma hai. Fiamme corali? Dai, non ci serve. Andiamo a danno. Andiamo a danno, e per andare a danno morte non è male. Morte non è affatto male, soprattutto se Api decide di sparare un crittone. Brava Api. Adesso direi che andiamo con Yuri, che poverino è ancora al 20. Riesci a ucciderlo? No, allora lo faccio bittare da Constance. Constance, riesci a colpirlo senza ucciderlo? Così poi do l'esperienza a Yuri, se magari riesco a fare questo movimento semplicissimo. È vero che è un arciere. Guarda Hilda, ammorbidiscilo per Yuri. Brava. Ti prendi un ciucco, porta pazienza. Anche perché, non ti preoccupare, viene il tuo amore a curarti, Hilda. Viene il tuo amore a curarti. Guarda che carino. Ok, Yuri, direi che che l'uno contro uno contro questo arciere, adesso con l'aiuto di Hilda, dovresti riuscire a portarlo a casa. Tu! Questa dovrebbe essere l'ultima tornata di... Boom! Api! L'ha rostato malissimo. Api, oh, è veramente un gran personaggio. Posso dire che per ora mi sembra oggettivamente la migliore dei quattro, nel senso che è veramente... spicy. Mi piacciono i personaggi come lei. Allora, iniziamo a dare un'occhiata a questi tirapugni qui e faccio avanzare le ultime unità. In teoria dovrebbero essere gli ultimi questi. No, forse manca anche questo angolo qui, quindi dovremo battere loro e poi andare dall'ultimo angolo, se questa mappa è strutturata come penso. Ok, allora, io qua direi di fare un po' di contenimento, più che altro perché di nemici ne vedo molti. Inizierei baitando questi tre, visto che qui ci sono delle armature che comunque sono un po' lente. Allora, qui c'è una bella casella di schivata, su cui sinceramente vorrei mettere qualcuno di adatto. Dimitri, tu sei abbastanza adatto, però prima devi essere curato. Linhart, ci arrivi? Di poco. Se no ci sei tu, caro Baltus. Però curi veramente il niente. Quindi niente, si usa lenimento. Quanti lenimenti mi rimangono? Questa mappa ne ho usati veramente pochi, per cui usiamo e piazziamo Dimitri qua a contenere un po' l'assalto, anche perché voi adesso vi spostate. Vediamo un po' se il Dimitri bait ha funzionato.
Allora, qua i tipini si avvicinano. Maghi, maghelli. Scendono anche qua i tirapugni. Comunque ho già notato, e questo è il secondo capitolo, che questo DLC è abbastanza difficile, il che mi rende contenta. È una bella sfida. Ci andiamo addosso a Dimitri? No, vanno addosso a Baltus, che però, dai, ha resistito abbastanza bene. Non credevo che Baltus fosse in range. Ok, lui invece va da Dimitri, che è bravissimo, devo dire. Mi fa doppia schivata e lo castiga. L'arcerino, schiviamo anche l'arcerino. Questo è merito chiaramente della casella su cui ho piazzato Dimitri. Questi però sono veramente un bel po'. Questa casella cosa fa? Riparo, aumenta la difesa. Allora, tira pugni. Adesso voglio controllare questi maghi qua. Ci salviamo ancora, perché io piazzerei Dimitri. Questo cosa fa? Recuperare PS è buono anche al centro, Quasi quasi Dimitri lo piazzerei qua. No, lo piazzo qua per forza, fa zero. Piazzo qua, vado di lancia. Un salutino, così. E stai fermo lì, Dimitri. Qui diamo un salutino con api. Ok, che adesso può fare il secondo movimento. E quindi allontanarsi. Lei però non ha tanto range, quindi la allontano non del massimo. Allora, sapete cosa? Io Yuri lo vedo molto forte, soprattutto in schivata. Io gli regalo un altro schivata 40% e lo piazzo su questa casella. Vi piace potenza 11 colpo 0? A me piace molto. Quindi andiamo a mettere Yuri qua. Gli faccio baitare un altro po' di nemici, intanto facciamo il primo level up. Decente Yuri, decente. Doppio movimento non lo sfruttiamo, stiamo fermi lì. E sapete che con loro io me la darei a gambe. Giusto Hilda la lascio qua. Si prende un colpo solo Hilda. Un colpo lo possiamo gestire. Ascia ferro. E invece tu Baltus, tu devi venire molto più indietro. Ok, unità posizionate. Vediamo come va. Menano questi nemici. È un assalto più cattivo di quel che credevo. 2x9 lo teniamo. E Hilda chiude. E questo dovrebbe essere l'unico colpo che Indozza si prende in questo turno. Vediamo un po' il level up. Che schifo Hilda. Questo è stato veramente un level up triste. Tristissimo. Qua Dimitri devi fare un grosso lavoro. Però ti vedo già, ti vedo già molto in forma. E uno l'abbiamo tenuto. Tizio a cavallo si avvicina. I maghetti si avvicinano. Per ora ancora fuori range. 11x2, ma Yuri guardatelo, 12 di colpo. Noi ce ne freghiamo. Noi ce ne freghiamo di tutti i nemici che ci vengono addosso. Sto avendo flashback di quello che era Lucius in Blazing Sword. Cioè le unità proprio intoccabili, che le puoi buttare nella mischia quanto vuoi, ma loro schiveranno sempre. Guardatelo Yuri. Però il secondo colpo lo poteva. Qui si sta glitchando tra l'altro con uno della sua truppa. Vabbè, un colpo Dimitri prima o poi lo dovevi prendere. Però sei stato bravissimo. Li abbiamo contenuti. L'arcerino purtroppo va su Hilda, ma Hilda lo tiene. Ok. Qui, visto che li abbiamo tutti raccolti, si potrebbe anche pensare a uno stratagemmino. Allora, tu sei fastidioso in una maniera inconcepibile. Gradirei che qualcuno venisse a stanarti. Qualcuno tipo Ash? Ho un'idea per arrivare a shottarlo. Hilda, intanto mi vieni qui e missi malamente un colpo che era molto importante da non missare grazie a Hilda. Ash, tu vai vicino a Hilda. Poi, Ash, tu mi vieni vicino a Hilda. Sfruttiamo l'abilità di Hilda. Questa volta ce la fai a buttarlo giù? No, dai, di uno? Beh, se Ash non ci riesce, direi che la nostra professoressa preferita invece possa provare a fare qualcosa. O sbaglio, Jul? Senti, hai un 15%, lo facciamo 4 volte, glielo facciamo un triplo. Un triplo, Jul! Ne basta uno. Vedete? Basta chiedere, basta chiedere. Arrivederci. Bravissima, Jul. Un nome, una certezza.
qua io mi butto nella mischia con tutti. Questi vanno abbattuti tutti dal primo all'ultimo. Quindi Constance, entriamo nella mischia e buttiamone giù uno. Poi entriamo nella mischia anche con Blood e buttiamone giù un altro. Oggi sarà un casino registrare perché ho la gola che è molto... C'ho il raspino in gola, come si dice. Bravo Claude, dovrò fare 1800 tagli in questo video. Ne sono felice. Un altro level up schifoso. Claude, Hilda, Claude, cosa sta succedendo? Io uno sbriciolo a mostri qua lo tirerei tutta la vita. Seccalo. Brava, così. Seccato in un colpo. Poi andiamo avanti, quindi abbiamo un bel po' da sistemare. Dimitri, fatti questo. E saliamo di livello, che ci piace. Dimitri è già al 26, lo sto usando tantissimo anche in questa mappa. Finisce che diventa di nuovo MVP. Poi qua farei una mossettina simpatica, cioè ti sposterei, Dimitri, così sulla tua casella magari dopo ci viene qualcun altro. Guarda, buttami giù questo, per favore. Mi faresti un grosso piacerone, grazie. Saliamo di livello anche con Baltus. Però, studiato, bravo. Poi dobbiamo battere questi due, assolutamente. E io direi che una mischietta di Hilda ci starebbe veramente bene. La facciamo la mischietta folle? Dai, la facciamo. Che c'è anche Yuri che ti aiuta. Sempre la più carina Hilda. Stilosina anche quando ammazza la gente a colpi di pugnazzi. E blocchiamo questo simpatico messere. Ash, riusciamo a fare qualcosa contro questo tizio? Non veramente. Api, riusciamo a fare qualcosa in combo con Ash contro questo tizio? Forse sì. Niente. Ash, guarda, sta al tuo posto, fa tutto lei. Spam. Brava Api. Peccato perché volevo anche il tuo di level up, ma ci si accontenta. Vedete che Dimitri le ha anche fatti i complimenti. Niente, Ash, tu e Yuri a questo punto potete andare a battere l'unico messere rimasto. Facciamo un bel tiretto letale? Facciamo un tiretto letale da 17? Così aiutiamo Yuri? Vada, Ash, vada. Sbam! Volevo il level up, ma ci accontentiamo, Yuri, caro! Yuri, caro, ce la facciamo? Con la magia andiamo meglio? Non veramente, eh? Vabbè, tiriamo due colpetti di Nosferatu e lo battiamo al prossimo turno. Tanto è fermo. Ok. Ma sai che puoi anche star qua? No, se no, se no, baitiamo questo mago qui. Baitiamo il Magella. Baitiamo il Magella. Dove lo baitiamo? Sulla... No, però sulla schivata dopo mi arrivano tutti i Magella. Lo baito qua. Baitiamo il Magella, dai. Allora, qui il tizio si avvicina, Magella viene da Yuri che però prende zero, ma anche noi le facciamo zero. Uno scontro emozionante, devo dire, mi ha strappato brividi di eccitazione. Allora, qui Magella si avvicinano alla prof e direi che Costanzina puoi chiudere tranquillamente il capitolo tizio in armatura. Ci mettiamo qui, prendiamo, ecco, un Ash allenamento. Poi, Dimitri, lo facciamo uno scatto proprio felino, ci buttiamo qua e diamo due botte a sto Magella. Ti prendi purtroppo... Ma Dimitri oggi, ragazzi, è in giornata come mai? Cioè, vi rendete conto che ha schivato un 82%? Dimitri? Mamma mia, incredibile. Vada, Jul. Sbim. E se c'è Sbim... C'è anche Sbom. E Sbom è un po' più cattivo di Sbom. Brava Zulma. Vedete perché amo i pugni? Io non ho intenzione di diventare ripetitiva. Non vi ripeterò più che per me i pugni sono il top su Violet. Però io dico che lo potete vedere da voi. Poi Api, cara Api, cosa possiamo fare noi Api? Possiamo venire qui e fare morte. Però così finiamo gli usi di morte. Chi è qua ad aiutare Violet? No, guarda, la spronata la diamo a Dimitri.
Da una spronatina a Dimitri. Aumentiamogli la destrezza, visto che oggi è in giornata, no? Il nostro ninja Dimitri. Gli aumentiamo la destrezza. Poi, Linard, tu mi stai rimanendo indietro, però. Con anche il segno minore di Cetelan. Wow. Yuri, a questo punto possiamo fare lo scatto con la spada d'acciaio e uccidiamo questa signorina che tira Excalibur, ma noi siamo Yuri e Yuri vuol dire io schivo. E ci prendiamo anche un po' d'oro. E qua c'è l'ultimo assalto come previsto. Noi abbiamo già conquistato il centro della baracca, per cui lo manteniamo e loro dopo scenderanno. Baltus, vieni verso il centro. No, per un HP non mi sembra il caso. E qua direi che ci prepariamo. Possiamo baitare qualcuno? Tu ci arrivi a quella casella là. Ma sapete cosa? Io dico che è arrivato il momento di Claude. Non ha ancora avuto modo di spiccare per bene. Il mini arco a distanza. Ok, perfetto, è lui. Mettiamo un bel mini arco e mettiamo Claude qua, sulla casella di schivata più 40. Poi Ash, puoi venire qui. Potevo anche usare lo stratagemma di Ash, ma vabbè, abbiamo il mini arco, sfruttiamolo. E qua prepariamoci a incassare un bel po' di sberloni con Claude. Mentre qui si avvicinano tutti i nemici. Un botto di cavalli, dovrò di nuovo usare strategia di contenimento, però abbiamo occupato il centro. Venite addosso a Claude. Oh, 7x2. Ai ai ai. Però, teniamo abbastanza bene. Ma... Perché? Ok, non mi aspettavo che arrivasse lui. Devo batterli tutti tranne lui. Ok ragazzi, adesso noterete una disposizione delle unità sensibilmente diversa da prima. Questo perché ho deciso di ricominciare il capitolo. Purtroppo non ho tenuto conto dei battiti divini. Li ho finiti stupidamente facendo un test e per cui ho deciso di ricominciare. Mi sembrava meglio. Adesso, cercando di giocare un po' meglio, abbattiamo questo. Aspettate che rimetto le animazioni. Qui allontano il caro Claude e poi in diretta rimetto le animazioni e metto la velocità di gioco a normale, che la preferisco per le registrazioni, ok? Poi Edelgardaland, tu ti metti al centro della mappa, qua, e non ti schiodi più di lì. Qua, lì, e stai fermo. Poi, tu caro potresti anche curare qualcuno. La facciamo una curatina su api, non che le serva però. Almeno la sistemiamo. Tu Hilda vieni qui. Ok, speriamo che vada tutto bene. Ma in teoria dovrei averli incanalati bene. 10x2. Che dolore, però dovremmo riuscire a tenere più o meno tutta la baracca, anche perché l'altra viverna in teoria da Edelgard non ci arriva. Ottimo level up Edelgard, tu non ci arrivi da Edelgard, vero? Oh, per una volta ho calcolato bene. Le viverne sono pericolosissime. Qua avanzano tutti, il primo ninja spadaccino dovrebbe andare su Edelgard. Ok, 14, no, su Baltus, ho visto 14x2, ho detto cosa è successo alla difesa di Edelgard, però Baltus ce la fa. E qua si avvicina il Cavaliere Nero che non ucciderò, in quanto le condizioni di vittoria così mi dicono di fare. E noi le rispettiamo. Il problema è che dunque non posso solo contenere, devo anche andare all'attacco. Allora, qui direi che Dimitri ci possa stare da Dio. Certo che 60%. Puoi fare di meglio. Puoi fare di meglio? 80% mi piace. Vada Dimitri, per favore. Marco, ma no! Quando succedono queste cose, mi tocca usare un battito.
Allora, visto che la strategia con Dimitri non è andata in porto, adesso ne provo un'altra. Abbatto Viverna numero 1. Dopodiché userò l'acrobazia di Yuri per spostare Ash fuori da questo range. Adesso tu devi morire. Ma tipo adesso. Hic et nunc devi morire. Hilda. Hilda mi sembri una buona alternativa. 25. Oh mio Dio, ma quanta schivata ha sto coso. Claude. Claude, ti prego. Ti prego, uno dei due colpi. Uno dei due colpi. Ok, grazie. 96%. C'avevo l'ansia. C'avevo l'ansia di missare. Level up di Claude. Ci siamo. Poi tu, Claude, ti sposti come puoi. Ma bene o male, qui sotto di arcieri non ce ne sono. Poi Yuri, ci serve un barbatrucco e il barbatrucco lo facciamo da qua, direi. Vieni qui, facciamo acrobazia e porta via Ash. Acrobazia è carina perché la puoi usare anche per far scappare gli alleati. Poi col doppio movimento direi che Yuri lo piazzo. Qui c'è un po' troppa gente, l'ansia nel cuore, ragazzi, vi giuro, che brutta situazione. Baltus, riesce a ucciderlo? Un guanto un po' più forte. 71, ce la facciamo, Baltus? Dai, Baltus, colpisci il primo. Ok. E tu ci saluti. Poi, Dimitri. Dimitri, tu stai veramente bene qui. Ti incollo proprio qua, ti do una bella lancia di ferro. E stai fermo. Anche se potremmo... Di due. Riesco a metterti Hilda vicino? Hildozza, se ti metto qui, ti piace star qua con una scetta di ferro? Così Dimitri mi prende una kill che non credevo che avrebbe mai preso. Vieni qui, Dimitri. Guardalo, guarda come prende la kill, bravo! Colpisci! Ho messo Hilda di fianco a Dimitri, per chi non se lo ricordasse, perché Hilda ha l'abilità super utile, che aumenta di 3, mi pare, il danno degli alleati maschi vicino a lei, esatto. In questo modo, ricordatevi dell'abilità di Hilda, vi prendete delle kill... strettose. Allora, Constance, tu riesci a uccidere questo arciere qua? Non riesci a fare one hit che io proprio no. Se magari riuscissi a dargli un colpetto. C'è da dire che questa è una schivata da... è una casella da schivata 40%. Io potrei anche fare così, eh. Io faccio così. Io mi fido estremamente di Violet. Violet, ho appena detto che mi fido di te. Non mi missare il colpo. Poi. E qua decisamente la gente si è ridotta. E questo mi piace. Api, noi possiamo anche fare un po' di casino con Banshee. Giusto? Vieni qui. Aspetta, va là. Tu qua, dove arrivi tu? Tu arrivi lì. Tu dai più fastidio. Per cui, voi dove arrivate? Ok, nessun problema. Dovrei riuscire col doppio movimento a scappare. Piazza Banshee su sto qua. O lo uccidi direttamente? Lo uccidi direttamente? Oppi. Uccidiamolo! Leviamolo dalle scatole. Molto meglio di quel che credevo per ora questo turno. Ok, scappa indietro, Api. Ci mettiamo qua. Poi, Edelgard, a questo punto noi possiamo anche fare tappabuchi. Io mi fido della difesa di Edelgard. Quindi direi che la piazzo qua. Ascia di ferro. Attendo. Mi prendo anche una spada allenamento, che salutiamo subito. Tu, Costanza. Costanza, tu riusciresti a colpire lui. Però poi loro ti vengono addosso. E io non ho modo di spostarti. Quindi non mi va di rischiare. Quindi diciamo che vieni qui. Qui ti attaccherebbe solo l'armatura. No, ti attacca anche qualcun altro. Volevo fare una spronatina a Edelgard, ma non ci riesco. Vieni qui. Poi, Lienhardt. Chi dobbiamo curare, Lienhardt? Curiamo Ash. Ok, speriamo che vada tutto bene, ma dovrei aver disposto bene le unità. 2% non è un problema. 2% non è assolutamente un problema. Dopo parto anche di stratagemmie. 19% di colpo non è un problema. E parte anche il critone. Oh, Jul in questa parte. Scatenata. Scatenata. Brava Jul. Andiamo al 24.
Brutto level up, ma guarda, sei stata talmente brava in questa parte che ti perdono. Edelgar, 5 danni li prendiamo tranquillamente. Tranquillamente, venite addosso a lei. Venite, venite, cari. 5 danni, ma guarda, dammi. Certo tutto. Sono una donna aperta di mente, io. Tu vai su Byleth, 19, ma 18 di colpo. Non ce la farai mai, grande Byleth. Qua abbiamo fatto un gran turno, ragazzi. E qua, vabbè, Dimitri è quello che incassa un po' peggio, ma è comunque bravo. E la chiudiamo così. Intanto si avvicina il Cavaliere Nero. Per fortuna non a velocità troppo alta. Yuri, io voglio un level up. Me lo fai? Ce la facciamo? Ce la facciamo a indebolire costui? Così poi Yuri sale di livello? Ok. 20 di danno Yuri dovrebbe farli. Vero Yuri? Bravo. Però 79 di colpo. Ah, però d'altronde è l'unica. Yuri? Se vuoi salire di livello... Bravo, bravissimo. Esatto, era proprio questo che dovevi fare. Prendiamo esperienza. Poi, tu ti puoi spostare qui. Hildegard Land. Vieni qua e diamo un colpetto in amicizia. Ce lo facciamo dare questo colpetto un po' più forte. Bravo, bravo. Bam, così. Senza guardare in faccia nessuno. Allora, Api, Baltus e Hilda, siete di livello basso. Quanta esperienza vi manca? 508, 24. Baltus è quasi salito, quindi Baltus, la kill te la prendi tu. Te la prendi su sto qua. Andiamo con i guanti di ferro, dovrebbero bastare. Però 48% di colpo. Io ci provo, Baltus. Bravo. Però devi colpire un'altra volta. Guarda, proviamo a cambiare target. Lui ti piace di più? Lui ti piace di più. Buttiamolo giù. Ole e ole. 100% di colpo. Non c'è trucco, non c'è inganno. Saliamo al 22. Che tristezza, Baltus. Preferivo un level up un po' più bello. Poi tu, Linhart, devi salire. Cura Baltus. Ok, Constance, costui che è molto fastidioso, lo striniamo da dietro, una sorpresina alle spalle, brava. Poi, mancano questi due, chisti due, uno dei due sicuramente se lo mangia Api, chi ti fa venire più appetito? Lui, dai, tiriamo morte. Ole. Dopodiché manca solo questa mercenaria qui. Byleth è appena salita di livello. Tu Claude sei messo così. Hilda cos'ha? Sapete cosa? Io la chiuderei con Byleth. La chiuderei decisamente con Byleth. Uso Hilda per prendermi. Ed è esattamente ciò che farò. Byleth, vieni qui. Guanti d'armi di ferro. 54 è un po' poco. Puoi fare di meglio? Sì, decisamente. Chiudiamo con uno stratagemma? In teoria dovremmo aver finito qui la mappa. Se spunta qualcun altro, non penso che truppa d'assalto sia comunque un problema da usare adesso. In combo con Api, poi. Sgominali, Byleth. O per meglio dire, Jul. Olè. Vittoria! Più difficile del previsto, anche se la seconda run è stata molto più facile. E lode alla nostra Constance. Non me l'aspettavo la lode a Constance, anche se c'è da dire che ha fatto abbastanza il suo lavoro, soprattutto in questa parte finale. Brava Constance. Ci facciamo anche un livello 23. Fallo bene. Oh, ma che schifo! Constance! Bleh, vabbè, ti perdono, sei waifu. Hai il bonus per oggi. Okashira, hairikonda renchū wa kore de zenbu desu. Yoshi, hōkoku gokurō-san. Minna mo arigatou na. Kasuka. Kusso. Temei dake demo させませんよ アルファルドさん 助かった そいつを捕らえましょうか
よくぞ駆けつけてくださいました。ええ、間に合ってよかった。私も皆さんの役に立てたでしょうか。Posso dire una cosa? Ha uno sprite veramente pigro questo personaggio. Cioè, a vederlo così penserei che fosse un NPC. Boh, è strano il suo sprite. Più che altro il suo stile di viso mi sa che l'ho già visto su un altro NPC. Boh. E comunque taglio di capelli orrendo. Cioè, Kirichetto Long Version anche no, eh. Elfrico, come ti chiami? Tascato io, Arufardo-san. Giohon è necessario datta kara na. Sensei, こうして君と話すのは初めてですね。君のことは大司教芸家からも聞き及んでいますよ。私はアルファルド、教団からアビスの管理を任されているものです。はい、と言っても私自身は一階の修道士に過ぎませんが、彼らの身の上はすでに聞いたと思います。アビスに生きる者たちは皆それぞれの事情を抱え、地上で生きることに難がある。ポドラでは迫害されがちなダグザやパルミラの民、病や貧困のために地下での暮らしを余儀なくされた者など、行き場所のない人々の居場所を作るというのが私の務めだと思っております。居場所がこんな日の当たらないところで病や貧困から抜け出せるかね。C'è Claude che mi ha letteralmente rubato le parole di bocca. Ho capito aiutare chi ha bisogno, ma li rinchiudi in una cripta sotterranea in mezzo all'umidità con i funghi e i topi, perché? Yamero Claude. Arufardo dono, kinisezu ohanashi kudasai.実を言えば、彼らにももっと良い生活を送らせてやりたいのですが、芸家も教団もアビスの存在そのものを煙たがっているようですし。はい、近頃は教団の中でもアビスの浄化を歌う者たちが増えつつあります。教団なんてそんなもんじゃん。いくら弱者の救済を掲げててもさ。だからそんなもんで終わらせちゃいけねえんだよ。俺だって賞金稼ぎ相手に派手にやりすぎてかくまってもらってる身だし、アピも即首に関わんだろ。教団の勝手にはさせておけねえよ。そうですわ。アビスの皆のためにも私たちはアルファルド様に味方しますとも。ありがとう。君たちにそう言ってもらえると報われるような気持ちです。先生、一つ折り入って頼みがあるのです。ボルフクラッセは学級とは名ばかり、担任を持たぬ元生徒たちの集まりです。そんな彼らを君が教師として導いてやってほしいのです。無論君にも本来の職務があるでしょうし、暇を見てで構いませんので。待ってくれアルファルドさん、そりゃ無茶な話ってもんじゃありませんか。そうですわ。それに私たちにはアルファルド様がいるではありませんか。私は庇護者、守ることはできますが教え導く教師ではありません。学級という看板を掲げておきながら情けないと常々思っていたのです。先生の噂は地上でも何度となく耳にしていました。とても信頼のおける教師だと。それに私はこの方の父君とも面識がありましてね。私はガルグマクで生まれ育ちましたから、あの方にはよく遊んでもらったものです。君の母君とも
昔なじみでした今期にも立ち会ったのですよ。そんなジェラルト殿の血を引く君ならば、見事に彼らを導いてくれると思うのです。ですけれど。そこまで言うならいいんじゃねえの。どうせ協力は頼んでたんだしよ。ああ、それよりアルファルトさん、賊の護送同行しなくていいんですか。おっと、そうでしたね。それでは私は一度退散しましょう。ああそうだ先生、もしご両親の話が気になるようであれば、いくらでも私が聞かせて差し上げましょう。Or dunque, abbiamo fatto la conoscenza del testimone di nozze di nostro padre, che a quanto pare nel prossimo capitolo ci racconterà i dettaglietti più scabrosi sulla nostra famiglia, sui nostri genitori. Chissà quali mirabolanti segretucci emergeranno dalle labbra di quest'uomo dal dubbio taglio di capelli. In ogni caso, ragazzi, scherzi a parte, io spero che abbiate gradito anche questo capitolo. La difficoltà si sta alzando e di ciò sono molto contenta. Spero che continuerete a seguire questa serie. Io vi do appuntamento al prossimo episodio di questa storia aggiuntiva sui lupi cinerei. Da Giulia è tutto e ciao!